C'è nel Gobbo la notizia? Sì, sì. Allora va bene così tanto. Sembra sì, che chissà cosa ho stampato qui. Il primo servizio è attenzione, poi c'è la notizia a voi. No, non c'è. Non c'è. Prendo. Buonasera, buonasera cari telespettatori. Questa... Buonasera e benvenuti al TG 2000 edizione delle 20.30. In apertura la questione pensioni, dopo Confindustria e Istat, anche Banca Italia e Corte dei Conti si schierano contro la possibilità di bloccare... L'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, innalzamento che scatterà dal 1 gennaio del 2019, sia la Banca Centrale Italiana che i magistrati contabili ritengono infatti necessario proseguire con quanto previsto dalla legge Fornero che adegua il momento del ritiro dal lavoro alla speranza di vita, toccare il meccanismo ribadiscono potrebbe mettere a rischio i conti pubblici. Allora nel servizio di Barbara Masulli la cronaca della giornata. E una panoramica su quanto avviene negli altri paesi europei. Vediamo. L'avvertimento che Banca Italia rivolge al governo è categorico. In Italia dal 2019 bisogna andare in pensione a 67 anni, non prima, esattamente come prevede la legge Fornero e come ribadito nel testo della manovra 2018 attualmente in Commissione Bilancio di Camera e Senato. Dunque, il diktat di via nazionale è nessun passo indietro. Se così non dovesse essere, i conti dello Stato rischierebbero di non quadrare. Il vice direttore generale della Banca d'Italia infatti sottolinea come l'economia del nostro paese continua emigrando migliorare, per questo ne consegue aggiunge Signorini la necessità di intervenire sul risanamento della finanza pubblica approfittando del periodo congiunturale favorevole. A fargli eco la Corte dei Conti che per tutelare gli equilibri di fondo della finanza pubblica consiglia di limitare gli interventi sulla bozza della manovra a situazioni di effettivo disagio ed è in questo quadro che si inserisce la trattativa fra esecutivo e sindacati con la definizione delle categorie che dovrebbero essere esentate dalla, questo punto inevitabile aumento dell'età per smettere di lavorare in pratica una lista dei lavori più usuranti per i quali l'età pensionabile rimarrebbe 66 anni e 7 mesi. Sempre più là la pensione per gli italiani, quindi ma com'è la situazione negli altri paesi? Con l'innalzamento a 67 anni il nostro paese raggiunge la Grecia in cima alla classifica dell'età pensionabile più alta, 67 anni, appunto. Subito dopo vengono Irlanda, Polonia, Germania e Spagna. 65 anni nel Regno Unito. In Europa l'età media per andare a riposo è pari a 64 anni e 4 mesi per gli uomini e 63 per le donne. Secondo un'indagine della WILI, i pensionati più giovani sono i francesi, con accesso alla pensione a 60 anni per i nati prima del 51 e 62 per quelli nati dopo il 55. Mentre in Svezia i lavoratori possono scegliere di lasciare il mondo del lavoro in un arco di età compreso fra i 61 e i 65 anni. E sul nodo pensioni è intervenuto durante un convegno a Bari il presidente dell'IMS Boeri. Non bisogna bloccare l'aumento dell'età di pensionamento legato all'aspettativa di vita, ha dichiarato, ma piuttosto bisognerebbe fare cambiamenti annuali e graduali. Boeri si è detto invece favorevole ad individuare lavori usuranti, verificando le diverse speranze di vita in modo da sottrarli all'aumento dell'età. Adesso la pagina politica, dopo il fallimento delle elezioni in Sicilia, il PD si interroga sull'immediato futuro e sulla leadership di Matteo Renzi. Nonostante i malumori all'interno del partito e il rialzo delle azioni del Premier Gentiloni, il segretario dice vogliono farmi fuori, ma non mollo. Augusto Cantelmi. Dopo la disfatta in Sicilia il Partito Democratico si prepara alla resa dei conti interni e discute sul candidato Premier. Una gran parte della minoranza DEM ritiene che il segretario Renzi debba fare un gesto di responsabilità lasciando subito il campo al presidente del Consiglio Gentiloni per la corsa a Palazzo Chigi e ricompattando il centrosinistra. Anche il capogruppo alla Camera Rosato, molto vicino al segretario, avanza l'ipotesi Gentiloni come candidato Premier. Sebbene Renzi resti, sempre la prima scelta. Renzi da parte sua loda la proposta del Ministro della Cultura Franceschini di fare primarie di coalizione ma esclude un suo passo indietro. In un quadro in piena evoluzione Gentiloni tuttavia acquista consensi all'interno del partito come figura chiave per risollevare le sorti del centrosinistra. Eh, Gentiloni tra le personalità intanto perché sta governando bene secondo perché è una figura di centrosinistra ma innovativa, nel senso non è un conservatore. Ma il fronte del centrosinistra resta diviso. Bersani lancia a sua volta la candidatura di Grasso alla guida dello schieramento mentre D'Alema, come condizione necessaria per una nuova unità, chiede di fatto la testa di Renzi la ricostruzione del centro sinistra richiede una discontinuità di contenuti e di leadership. Ancora divisioni e rancori, dunque, motivo per cui la figura rassicurante di Gentiloni rappresenti per molti la migliore delle scelte. Parliamo adesso di welfare familiare, una delle risorse che ha sostenuto l'Italia nei momenti più bui della crisi, secondo gli ultimi dati vale 109 miliardi di euro, ma cresce la fragilità sociale e così il 37% delle famiglie rinuncia a cure mediche essenziali. Luciano Piscaglia. Vale più di 109 miliardi di euro il welfare familiare italiano, pari al 6,5% del prodotto interno lordo del Paese, ma è un sistema che esige un profondo rinnovamento. È quanto emerge dalla prima edizione dell'Osservatorio sul bilancio di welfare delle famiglie italiane presentato oggi alla Camera. Un'indagine che ha analizzato i bisogni e le spese delle famiglie, evidenziando una crescente fragilità sociale che induce sempre più spesso a rinunciare anche a prestazioni essenziali. Ma quanto spende per il welfare all'anno una famiglia italiana? Citiamo solo i dati più significativi. La spesa più rilevante è per la salute, 33,7 miliardi di euro, pari a 1.336 euro per famiglia. Seguono le spese di supporto al lavoro, come trasporto e alimentazione, 31,2 miliardi, pari a 1.870 euro. L'istruzione dei figli costa 15 miliardi in media 1937 euro e costa infine 14,4 miliardi l'assistenza per figli e familiari anziani e non autosufficienti, con una spesa media per famiglia di 4.989 euro all'anno. In sintesi, il welfare assorbe in media quasi il 15% del reddito di ogni famiglia, ma paradossalmente incide di più sulle famiglie più deboli. Per il contenimento della spesa pubblica Molte prestazioni sono ottenibili infatti solo a pagamento e questo ha indotto una famiglia italiana su tre a rinunciare quest'anno ad almeno una prestazione essenziale. Sei famiglie su dieci hanno rinunciato a cure sanitarie e quasi 8 su 10 a servizi per anziani e non autosufficienti. È pertanto necessario, secondo l'indagine, progettare un nuovo sistema economico e sociale che favorisca anche per il welfare familiare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e private e tra soggetti propri. Profit e non profit. Adesso parliamo della piaga del caporalato che colpisce in particolare gli immigrati e soprattutto nei mesi estivi. I carabinieri hanno pubblicato i dati della campagna Estate Sicura, dati che confermano l'entità del problema. Federico Plotti. Oltre il 20% delle 25.000 posizioni lavorative sottoposte al controllo dei Carabinieri dal 1 maggio al 30 settembre scorso nell'ambito della campagna Estate sicura sono risultate in nero, cioè totalmente sconosciute al fisco e alla pubblica amministrazione. La stragrande maggioranza delle persone sfruttate e mal pagate sono cittadini immigrati, molti dei quali irregolari, sprovvisti di permesso di soggiorno. La campagna è stata sicura, ha rivolto particolare attenzione anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è emerso che delle quasi 1500 imprese controllate, più di 1000, oltre il 73%, è risultato irregolare. Il fatto delle morti sul lavoro sicuramente è la cosa che più ci preoccupa e che più ci spinge ad intensificare ulteriormente il controllo, soprattutto per quelle attività che vengono svolte in nero. 48 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria, 13 sono state arrestate come responsabili dello sfruttamento di oltre 200 lavoratori, tra questi quasi la metà erano minorenni. Il lavoro che stiamo facendo e che stanno facendo con noi l'ampinducle dei carabinieri è esattamente quello di stare molto vicini ai contesti locali, perché bisogna conoscere bene la realtà locale per poter intervenire efficacemente, perché questi fenomeni hanno appunto questa caratteristica. Cambiamo adesso argomento e parliamo dei miliardi di messaggi che quotidianamente vengono scambiati tra computer o telefonini, spesso corredati da quelle faccine che dovrebbero aiutare a far comprendere meglio il tono del messaggio. Alcuni esperti ne stanno analizzando il significato. Sentiamo Silvio Vitelli. Questa è casa mia, Messaggiopoli. Il mondo nel quale viviamo. Neppure Hollywood ha resistito alla valanga di messaggi elettronici con i quali abbiamo ormai a che fare ogni ora della nostra vita. Il film, da poco nelle sale, si concentra sulle emoji, quelle faccine e piccoli disegni che corredano la scrittura digitale. L'acqua deve piangere sempre, anche se ha appena vinto la lotteria. È viva, sono un miliardario! E Scompiscio deve sempre ridere, anche se si è appena rotto un braccio. Ah! Riesco a vedere l'osso! Pochi sanno che questi disegni non sono frutto della fantasia di singoli programmatori, ma esiste un organismo internazionale che sceglie quante e quali rendere disponibili. Da 16 anni, una sorta di faro nel mare delle migliaia di aziende informatiche di tutto il mondo. Amatissime, le emoji aiutano a chiarire il tono del nostro messaggio, pur senza riuscirci del tutto. Ad esempio, dietro ad un sorriso reso in carne d'ossa, potremmo cogliere un velo di tristezza o un rossore per l'imbarazzo. Sullo smartphone, invece, Vediamo esclusivamente le emozioni che il mittente decide di mostrarci, senza parlare di quando le emoji vengono usate in modo sbagliato o visualizzate non correttamente nel dispositivo del destinatario. Sta facendo! Sta facendo la faccia sbagliata! Che vuol dire? Devo far aggiustare il telefono. Per quante emoji possano ancora inventare le cose, quando è possibile, diciamocene di persona. Dici? Cento anni fa la rivoluzione d'ottobre che segnò il crollo dell'impero russo e l'instaurazione della Repubblica Sovietica. Prima della dissoluzione, del blocco dei paesi del socialismo reale, questa giornata veniva celebrata con grandi festeggiamenti a Mosca sulla piazza rossa. Oggi invece solo pochi nostalgici, in prevalenza provenienti dai paesi non comunisti, c'era anche una delegazione italiana. Vediamo il servizio di Pierluigi Vito. È il 7 novembre 1917 nel mondo occidentale, ma il 25 ottobre per la popolazione russa. Fedele all'antico calendario giuliano. Sono già trascorsi otto mesi dalla deposizione dello zar da parte delle Forze Rivoluzionarie Unite, quando i comunisti bolscevichi di Lenin e Trotsky, con un colpo di mano, si impadroniscono dei centri del potere statale nei palazzi di Pietrogrado, la città che in seguito, come omaggio al padre dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, verrà ribattezzata Leningrado per tornare poi nel 1991 all'originario nome di San Pietroburgo. Sono 100 anni oggi dalla Rivoluzione d'Ottobre, atto fondamentale di quell'urs capace di portare la grande madre russia e le repubbliche federate o per meglio dire annesse ad esercitare per 70 anni una potenza forse mai nemmeno sognata dagli zar Ponendo nel secondo dopoguerra, sotto il comando di Stalin e dei suoi successori, un'egita su mezzo mondo, condizionando per opposizione le scelte politiche dell'altro mezzo. Un'epoca chiusasi nel 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, nelle tante repubbliche sorte dall'Ucraina alle porte della Cina, e che pare aver lasciato nella società odierna russa poco spazio per le celebrazioni a partire dal presidente Putin, che anzi ha inaugurato qualche giorno fa un monumento alle vittime delle repressioni di Stalin. Chiaramente eh, Putin non ha alcun interesse a esaltare un momento così, uno sconvolgimento di quelle proporzioni, presso una popolazione che a lui, al contrario, chiede stabilità, continuità, ordine. Non resta che l'omaggio reducistico al mausoleo di Lenin da parte di quanti ancora oggi si riconoscono nel Partito Comunista Russo. Una festa con le lacrime agli occhi, per citare uno dei militanti. Eppure un filo rosso condiviso da molta parte dell'opinione pubblica lungo lo scorrere del tempo è rimasto. L'idea eh, che la Russia deve, essere, deve avere un uomo forte al comando e deve essere eh, forte e rispettata nel mondo. Torniamo a parlare dei dubbi sollevati da quattro cardinali nei confronti di alcuni aspetti dottrinali dell'esortazione apostolica Amoris Letizia di Papa Francesco. Lo facciamo perché il cardinal Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, è tornato sull'argomento della comunione per i divorziati risposati, ammettendo la possibilità in alcuni casi specifici di concedere il sacramento a questi fedeli. Sentiamo Cristiana Caricato a pochi mesi dal suo pensionamento come prefetto della congregazione più importante della Curia romana, quella della dottrina della fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller continua ad animare discussioni dentro la Chiesa, soprattutto quella virtuale. L'ultimo intervento pubblico, la prefazione ad un volume di Rocco Bottiglione, risposte amichevoli ai critici di Amoris Letizia, in uscita il 10 novembre per le edizioni Ares, propone una lettura dell'esortazione apostolica post-sinodale sulla famiglia che sembra appoggiare le aperture sulla possibilità di accedere alla comunione per i divorziati risposati. In pratica ammette che ci sono casi in cui si apre la via ai sacramenti per questi fedeli. Nulla di strano per un teologo ormai libero da pesanti incarichi, se non fosse che lo stesso Müller è sempre stato accostato per dichiarazioni e prese di posizioni ai quattro cardinali che avevano reso pubblici dubbia sull'Amoris Letizia, e in particolare sulla nota 351 che prevedeva in certi casi l'ammissione all'Eucaristia per i divorziati che vivono o sorio con un'altra persona. Il cardinale tedesco, nel suo ruolo di guardiano dell'ortodossia, si era espresso in più di un'occasione per l'indissolubilità del matrimonio, mostrandosi riottoso a una soluzione che proponesse vie nuove per risolvere la questione. E sebbene nei momenti più critici, come quando venne addirittura avanzata l'ipotesi di una correzione fraterna al pontefice per il contenuto della Moris Letizia, sia stato netto nel dichiarare l'assoluta continuità dottrinale del documento, non di rado Müller aveva parlato di ambiguità in riferimento al testo. Oggi il suo intervento getta in confusione chi lo ha sempre ascritto tra i critici di Francesco, ma forse aiuta a fare chiarezza su una materia ancora troppo incandescente e sicuramente poco conosciuta. È tutto, io vi lascio a TGTG, TG, vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata.